Il futuro delle Smart Cities in Italia, con reti e servizi digitali integrati a beneficio dei cittadini e delle imprese, è già iniziato con i cantieri per la doppia transizione. Un simposio organizzato a Kuwait ha aperto la discussione su una roadmap per il governo. Sulle Smart Cities sono parte di un disegno nazionale di decarbonizzazione. Chiaro che deve esserci uno stretto rapporto tra quello che è il governo nazionale, le regioni che hanno importanti competenze e le città. Noi siamo un paese che ha più del 50% della popolazione che è concentrato sulle città. La fase di inurbazione è ancora in corso e di conseguenza il primo luogo di sfida sulla decarbonizzazione è proprio dato dalle città. Il 75% delle emissioni sono figlie delle città. Il messaggio da parte nostra è molto chiaro. Questo in realtà è il primo simposio in assoluto sull'obiettivo numero 11 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ovvero le Smart Cities. È l'unico obiettivo delle Nazioni Unite che in realtà è molto in ritardo. Abbiamo sentito che dovevamo agire e invitare il settore privato, i funzionari governativi e le aziende a collaborare effettivamente, perché il mondo è interconnesso, quindi se non collaboriamo non lo raggiungeremo mai. To actually collaborate, because the world is interconnected, so if we don't collaborate we'll never achieve that. So today, quindi oggi è questo il primo piccolo passo verso il raggiungimento di un vero obiettivo a lungo termine sulle Smart City. Siamo molto orgogliosi di essere la prima azienda in Italia a creare effettivamente un simposio e a lavorare con organizzazioni molto prestigiose per mettere in moto la ruota. E questo è solo il primo passo. Che la si chiami transizione a trasformazione energetica, in un certo senso la visione è davvero piuttosto complessa. Non è una sola cosa insieme, è una moltitudine di fattori che si uniscono. Prima di tutto, se si guarda alla situazione internazionale e alla geopolitica, c'è un enorme impatto su tutti nel mondo. Come dice il detto, il mondo è un villaggio, se succede qualcosa in un posto, l'impatto si avverte immediatamente. Purtroppo c'è la guerra in corso tra Ucraina e Russia e tutto questo è stato esacerbato dai problemi della Palestina e ha portato a un problema nel commercio sul Mar Rosso e ha colpito l'economia di tutto il mondo in termini di inflazione e alti tassi di interesse. Quindi, dal nostro punto di vista, quando prendi questo contesto, ti chiedi cosa fare. Questo ha portato a qualcosa di molto importante. Due cose in particolare, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la sua accessibilità economica. Dal mio punto di vista, vogliamo garantire effettivamente un approvvigionamento sicuro, ma al tempo stesso contribuire alla decarbonizzazione. Dal mio punto di vista, vogliamo provare la sicurezza di supply affordabile, but was at the same time decarbonization, so the complexity of it is quite palpable. Kuwait ha un'ambizione, quella appunto di contribuire alle città del futuro. Parlare di Smart City significa ripensare il modello della città rendendola sostenibile, in particolar modo dal punto di vista sociale. Con le sue competenze e capacità di investimento, Kuwait sta ripensando il modello di business, incentrandolo su una logica di neutralità tecnologica e quindi offrendo un mix di fonti energetiche, non soltanto limitato all'elettrico, ma aperto a tutti più moderne alternative al carburante tradizionale, che non solo garantiscono una importante riduzione dell'impatto ambientale, ma sono anche in grado di offrire maggiori spazi di libertà alla collettività, perché diversificando il mix di fonti energetiche si consente l'accesso alle fonti energetiche a tutti i cluster di popolazione sulla base della loro effettiva capacità economica.